Meravigliosa l'intervista doppia che ci fu nel lontano anno 2009 a Francesco Totti e Ilaria Blasi, o come preferite voi, Ilaria Blasi e Francesco Totti. Un'intervista interessante, doppia ripeto, in cui entrambi i personaggi pubblici si misero a nudo, risposero a tutte le domande che gli vennero poste. Tra i due la simpatia fu e la regia da parte sia di Ilaria che di Francesco, che risultarono veramente troppo fantastici. Da una parte appunto la bella Ilaria, che avrebbe fatto capire che in casa è più trasandata rispetto a come siamo abituati a vederla in televisione, quindi con un abbigliamento un po' più pesante, con un, diciamo così, abbigliamento che non scopre tanto, ma che se può copre molto, quasi tutto. E dall'altra parte invece il buon Francesco Totti, che addirittura nemmeno il Viagra lo aiuterebbe. Io ovviamente l'ho detto in modo scherzoso e per divertire gli altri. E si è poi parlato di calcio, con la passione che Totti ovviamente ha del calcio e della Roma. Dall'altra parte appunto invece Ilari, che avrebbe fatto capire che lei non ci capisce molto di calcio. Poi il numero di Cannoricchi, che appunto Ilaria mette a Totti, che sarebbe un numero contato, quindi sono determinati cannoricchi, cannoricchi di pasta che vengono messi appunto al buon Francesco Totti, da parte di Ilaria Blasi, la bellissima donna di Le Iene. E poi anche si parla di figli, Francesco Totti che aveva, come dire, il sogno, avrebbe avuto la voglia di metterne su ben 5, quasi come una squadra di calcetto molto piccola, e invece Ilaria appunto avrebbe detto aspettiamo un po' ancora. E poi i nomi degli eventuali nascituri, il nome più strano che avrebbe messo Totti se fosse maschio sarebbe Euclide, invece il nome che piacerebbe mettere a un maschio se fosse appunto tale da parte della bella Ilaria Blasi sarebbe proprio Giordano. E alla domanda, ma Totti non vuole Giordano perché potrebbe alludere a Giordano Bruno? Probabilmente sì, perché Giordano Bruno vi ricordo che fece una brutta fine. Fu arso a rogo, se non vado errato. E poi, per l'appunto, si parla però anche di amore, di appunto rapporto tra i due, un rapporto sicuramente empatico, interessante, forte, che non si riesce a slegare. E si parla ovviamente anche però di calcio, di squadre calcistiche e quant'altro. Bene, vi ringrazio per l'ascolto. Io ho fatto un piccolo riassunto, non troppo lungo perché non voglio annoiarvi, però è chiaro che nel web troverete tutta l'intervista completa, soprattutto nel sito ufficiale di Le Iene, www.video.mediaset.it, dove troverete tutti quanti i video di Mediaset, perché su YouTube non è possibile caricarla. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti.